Ciao, il mio nome è Eleonora Grilli, sono la regista di La Cura, che è una storia che ha come protagonista una cabarettista, Lola Blu, e che ha insomma una personalità un po' particolare, un po' accesa, è un po' una misantropa e scoprirà se stessa quando farà un percorso spirituale in una terapia di gruppo dove interagirà molto con le altre persone. Da dove viene questa storia? Un po' dalla mia esperienza personale. Sono una persona che ha viaggiato molto, fino a 2 anni fa abitavo in America e andavo a vedere i spettacoli di stand-up comedy, no? Che là sono molto in, diciamo. Osservando questi spettacoli, godendomi questi spettacoli dove mi facevo una marea di risate, la cosa che più mi colpiva è che io mi mettevo a analizzare il personaggio che raccontava, il personaggio che esprimeva la sua arte facendoci ridere. E osservandolo veramente, guardandolo negli occhi, vedevo questa sofferenza interiore e mi chiedevo: ma perché questo personaggio spreca la sua vita a farci ridere? Cosa c'è dietro di lui? E quindi sono andata un attimo a esplorare questa parte degli artisti, no? Degli artisti comici, scoprendo che sono persone estremamente fragili, che hanno tutto un mondo dentro che loro non ci comunicano sul palco, o magari a chi sta attento forse lo comunicano con lo sguardo. E sono persone che ci fanno ridere, però se le vai ad analizzare nel profondo noti che sono molto solitarie, tanti sono misantropi, proprio come Lola Blu, che è la nostra fantastica protagonista, che è un po' un'antieroina, diciamo. Lei la vediamo sul palco, ci fa ridere, però ha un carattere molto nevrotico, molto rabbioso, quindi prende a crisi di rabbia, insulta le persone, fa casini, si rovina la reputazione cercando la fama. Quindi è un disastro vivente, insomma, però noi l'amiamo. L'amiamo perché è una parte di noi, è una donna che esprime le proprie emozioni e viene giudicata per questo. E quindi poi viene mandata in terapia e lei nel suo viaggio in realtà scoprirà che è proprio l'integrazione con gli altri che la salverà e che le farà capire chi è veramente e perché vuole esprimere la sua arte, accettando se stessa, accettando il proprio passato, accettando anche il fatto che è una persona emotiva e se non ha emotività come fa a esprimere la sua arte. Quindi diciamo che il mio obiettivo in questo progetto, che ha come tema molto la solitudine, l'integrazione, è di andare a esplorare proprio l'animo dell'artista. E per me diciamo che non c'era città migliore che Napoli per esprimere questa cosa, perché Lola lavora a Napoli e Napoli rappresenta un po' anche il caos che è dentro di lei. Quando farà il viaggio spirituale invece verrà mandata in Umbria, che è proprio la pace, e lei troverà proprio la pace dei sensi attraverso il contatto con gli altri. L'ispirazione mi è venuta quando abitavo a Los Angeles in America, però mi è venuta l'ispirazione ma non sentivo proprio quell'emozione che mi aiutava veramente a tirare fuori la storia e a tirare fuori il personaggio di Lola. Quindi ho deciso di venire a Napoli perché mi sentivo proprio attratta da questa città e qui ho avuto la mia risposta. Sentivo la passione della gente, la gente così passionale, Napoli che è proprio mistica, la spiritualità di Napoli, sono tutti temi che sono integrati nel film e che veramente si sentono nella storia, perché solo Napoli è una città che per me può descrivere veramente l'animo vero dell'artista, oltre che alla spiritualità. E proprio l'amore, la passione, il caos che è dentro di lei, che poi alla fine questo caos è quello che l'aiuterà a ritrovare la pace. Questa è Napoli, è come il Vesuvio, è come il vulcano, Lola Blu erutta proprio come il Vesuvio. E Napoli è una città che amiamo, che ci attira, che ci fa riflettere e ci fa vivere, dove c'è veramente vita
ed è proprio come le emozioni di Lola, la fanno vivere, la tormentano, la fanno vivere nel caos, ma la salvano anche da quella, da quella solitudine che lei ha. E quindi abbiamo, diciamo che ho approfittato proprio anche del boom che ha fatto Napoli nel cinema per poter portare questa storia qua, e per me è veramente un grande onore poterla esprimere qua, perché è uscita proprio la Lola vera che sognavo di far uscire, grazie a questa città, grazie alla passione della gente, di tutti quelli che supportano questo progetto. E quindi portiamo un po' dell'America a Napoli e viceversa. A Napoli poi Lola incontrerà due personaggi che la faranno un po' diventare matta, diciamo. Il primo è il giornalista con cui farà l'intervista per questo grande spettacolo che lei deve fare, Crepapelle, che praticamente gli rovinerà quasi la carriera, perché la stuzzica fino a farla esplodere, e lì boom, veramente fa come il vulcano che esplode. Quindi poi viene mandata via, viene mandata in Umbria, dove lei ha quasi un crollo, perché l'idea di andare in un posto dove trova pace, dove trova natura, dove trova tranquillità, la destabilizza. E quando poi andrà in Umbria, nella città di Orvieto, in questo casolare isolato, che è un agriturismo e un ritiro spirituale, incontrerà dei personaggi molto particolari. Quindi il primo è il terapeuta, che è Ravi, interpretato da Enrico Liguori, che la guiderà, insomma, in questo percorso, in un percorso tra loro molto odi e tamo, quindi prima si odiano, poi si amano. E lei in realtà quello che scoprirà lì è proprio la connessione con gli altri, in un modo molto spirituale, perché incontrerà quattro personaggi molto come lei, molto particolari. Il primo è Leon, sicuramente. Leon è un francese che è interpretato da Alfie Zé, e che ha dei problemi di gioco d'azzardo e che ha una sofferenza molto presente interiore, perché lui non accetta la morte del figlio che gli è successa anni fa. Poi incontrerà Cecilia, una cleptomane spagnola interpretata da Ornella Varchetta, che anche lei, insomma, avrà la sua personalità molto particolare, che andrà a sfidare Lola. La prossima poi è Debbie, interpretata da Siama Rainer, che è una credente inglese che ha problemi di... non riesce a dire la verità, deve sempre mentire sulla sua vita, perché non accetta il contesto in cui è nata, e quindi si crea tutta una sua realtà nella sua mente per vivere due vite diverse. E poi c'è Carl, che è un malato di sesso che non riesce a stare un giorno senza una donna diversa, molto intellettuale, intelligente, e che però deve un attimo mettere a posto un po' la sua vita privata e i suoi gusti. E lui, Carl, è proprio interpretato dal fantastico Alessio Sica. E Lola, quando scoprirà questi personaggi, ovviamente all'inizio li odierà, perché essendo una misantropa la puoi mettere dappertutto tranne che in una stanza con quattro persone che gli fanno 3.000 domande. Però poi, attraverso anche i confronti che avrà con Ravi, lei accetterà di essere in quel posto, accetterà la connessione con gli altri e accetterà soprattutto anche di fare questo percorso, che è più che altro un percorso dentro se stessa. E questo percorso poi avrà la fine quando lei tornerà a Napoli, perché sarà costretta a tornare e fare lo spettacolo della sua vita. E proprio prima di salire sul palco e fare questo spettacolo, lei incontrerà quello che è stato sempre il suo idolo, Bo Silvestri, che è interpretato da Gianfranco Gallo, ed è uno dei personaggi più importanti, perché lui sarà proprio la ciliegina sulla torta. Lui le farà capire che è un po' il suo specchio nero, quello che lei ha sempre voluto essere, che però ha capito che lui, essendoci arrivato in cima,
e avendo, diciamo, raggiunto quello che voleva raggiungere, è comunque una persona infelice, profondamente superficiale, e Lola non accetta ciò, non decide proprio di non percorrere quella strada della fame e della superficialità, però di seguire quello che lei veramente sente dentro, e cioè il bisogno di connettersi con gli altri, che è un bisogno umano. Non mi va di raccontarvi tutto su di Lola, perché molto lo dovrete scoprire voi, quindi veniteci a vedere quest'inverno e scoprite la storia di Lola e dei suoi nemici amici, diciamo. E sarà un'esperienza veramente indimenticabile, sia per lei che per voi pure. Sono Cizia Mabel Cordella e interpreto il ruolo di Lola, che è un po' la mia cura. Il film è la cura e Lola è un po' la mia cura. Noi siamo nel pieno delle lavorazioni adesso e voglio iniziare da qualcosa che ho sentito ieri durante le riprese per la prima volta. Un'improvvisa felicità interiore di Cinzia, che veniva però dal lavoro che sto facendo su Lola. Perché Lola è una donna che sblocca energie. E quando io ho ricevuto la chiamata al provino e c'erano queste due scene che mi erano state date, per la prima volta in assoluto, rispetto a tutti i provini che ho fatto, io nell'immediato ho sentito un contatto diretto con Lola, pur essendo assolutamente chiaro che lei fosse completamente diversa da me. Ma c'era qualcosa di profondo che mi connetteva a lei e poi ovviamente questa cosa l'ho ritrovata anche nell'incontro con Eleonora. Sembrava quasi che non ci fosse bisogno di dirci le cose. Io avevo letto Lola esattamente come lei voleva renderla, e a volte lei sta per dirmi qualcosa che in realtà io ho pensato di Lola. È stato veramente un incontro di intenzioni, di anime, di percorsi, e non è un caso che questo film si intitoli La cura. E io per anni ho sempre detto che il mio primo film da protagonista sarà un film sull'amore, ma non intendevo l'amore in questo senso, io intendevo amore, no? Amore di relazioni e sentimenti. Invece alla fine mi sono ritrovata in un film che parla di amore in senso universale. Perché quello che fa Lola è un processo in verticale. È una donna tormentata, un pesce fuor d'acqua, che ha difficoltà a stare in questo mondo, ha difficoltà a contenere la rabbia, ha difficoltà a controllarsi, non capisce perché il mondo gli chieda di controllare la rabbia, di non essere quello che lei è, incazzata e... ma allo stesso tempo non è del mondo ma appartiene al mondo, non è di questo mondo ma appartiene ad un mondo esteriore che chiede la fama, e lei come gli altri vuole questa fama, la vuole a tutti i costi, o almeno all'inizio la vuole, finché non si rende conto che quella fama è impossibile non andare in quella direzione senza dover rinunciare per forza ad una parte di sé. Tant'è che alla fine lei rinuncia a questo. All'inizio c'è una crisi che è più con se stessa, perché tutta questa mancanza di autocontrollo che lei ha. Lei è uno di quegli artisti che sale sul palco, se uno spettatore dice qualcosa che non va bene, Lola fa partire una rissa, non ci pensa due volte, quindi ovviamente si fa cacciare via da ogni situazione, ogni set, ogni show, qualsiasi cosa. Però lei è consapevole di questo suo problema, e sa che dovrebbe fare qualcosa, ma non ci riesce, per lei è assolutamente impossibile. Ed è come se la vita le venisse in aiuto attraverso Giulio, il manager, che a un certo punto gli dice: adesso basta mandare all'aria ogni contratto, te ne vai in un centro 2 settimane,
provi a controllare le tue emozioni e se ci riesci, allora fai questo grande show che è il sogno della sua vita e che ha quasi raggiunto. E quindi lei si ritrova ad andare in questo centro olistico che per una come Lola è una roba, sai, fuori di testa, Buddha, Gesù, la meditazione. E invece, piano piano, attraverso anche i personaggi che ci sono intorno, che sono dei personaggi molto autentici, puri, belli, empatici, lei giorno dopo giorno scopre il piacere di stare con le persone. E Ravi, il maestro, riesce ad andare oltre quella rabbia che ha Lola, a farla scavare in fondo, perché se qui abbiamo la rabbia, sotto c'è un dolore che preme e che causa questa rabbia che lei ha. Quindi infatti al centro vediamo Lola per la prima volta piangere e lasciarsi andare, e c'è questo odio e amore con questo maestro, che finalmente arriva a qualcuno che riesce a farla piangere, a farle ammettere che la sua non è rabbia, siete tutti stronzi e quindi io vi tratto da stronza e vi meritate che io sia stronza, ma in realtà c'è un forte dolore interiore e proprio una grande sensibilità che lei protegge in questo modo. Ed è un po' come quando si rompono le barriere, capita anche a noi nella vita, no? Dopo un grande pianto, anche quando lo facciamo di rado, c'è una luce diversa sul viso, cadono i muri e si apre uno spiraglio di luce, e anche per Lola accade questo. Quindi è tutto un processo, proprio un processo in verticale, che secondo Cinzia, secondo me, è proprio il senso della vita. Abbiamo la fortuna di stare in un corpo fisico, ci è dato un corpo per fare un percorso che al di là della destinazione, che è ogni giorno che cosa posso scoprire di me, della vita, di queste emozioni e dell'invisibile. E ovviamente Lola, grazie a Ravi, ha questo contatto più mistico e spirituale con la vita, che lei ha dentro, perché lei è una persona molto profonda, ma per difendersi da un mondo aggressivo, è stata anche bullizzata da ragazza, nel senso dell'abbandono, non ha i genitori, eccetera, per difendersi lei ha sempre tenuto questa maschera. È molto, molto interessante il finale di Lola, e qui c'è una grande connessione con Cinzia, perché lei finalmente fa questa cura, arriva a fare il suo grande show, prima di entrare in palcoscenico incontra l'idolo della sua vita, il più grande comico, un esempio per lei, e scopre che è un narcisista che non se ne frega assolutamente niente dell'arte e degli spettatori, e l'unico consiglio che è in grado di dargli è: vabbè, vai, fai divertire, fai presto e poi te ne vai a divertire. Perché è questo che noi amiamo fare. E lì Lola dice: no, non è questo che io voglio, io amo il mio lavoro, io amo l'arte, e se questa è la fama, allora io non voglio questo. Probabilmente lo show finale di Lola è un addio alle scene, che è una scelta coraggiosissima, perché è anche molto dignitosa, pur di proteggere l'amore e la bellezza dell'arte. Lei dice: ok, non voglio la fama, me la tengo per me, ho piacere di esibirmi la mia vita, ma se raggiungere la fama significa avere questa etichetta qui, no, non voglio. E è molto bello lavorare su questo set, lavorare con Eleonora ha delle energie meravigliose, è una mente molto aperta e ci siamo intese da subito, e così come lei, così sono le scelte che lei ha fatto. Si è circondata di attori empatici, generosi, si sta benissimo sul set. Io ho fatto il mio callback, il secondo provino, dove ho conosciuto anche Ravi,
mi sono di grande aiuto, che ho detto ok, adesso scopro chi sarà il maestro, speriamo che non sia un attore stronzo che fa sentire sola, mi distrugge il provino. E invece totale empatia da subito, sono nati immediatamente Ravi e Lola, e infatti sul set ci siamo riscoperti in questo. Giulio è meraviglioso, Salvatore Catanese, che tra l'altro avevo incontrato agli inizi nel 2008, ci siamo rincontrati adesso, è stato un piacere. È bello osservarmi, guardarmi intorno in questo set e dico, ma come ha fatto Eleonora a mettere insieme così tanta bella energia? Ci sono sorrisi ovunque, gentilezza, grande professionalità, è veramente bello per me tornare a Napoli e trovare tutta questa meravigliosa energia che magari io ero scappata da Napoli 4-5 anni fa perché avevo cercato qualcosa di nuovo, perché non ci stavo bene. Tornarci adesso e stare invece meravigliosamente, soprattutto in questo momento in cui Napoli sembra essere diventato il fulcro, no, dei set cinematografici, è veramente un piacere e una grande felicità. Andare al cinema a vedere La Cura e quindi conoscere Lola Blu vuol dire permettere a Lola di sbloccare le energie. Lola è un personaggio che sblocca energie, che dice alla gente uscite fuori dai ranghi, basta etichette, basta raggiungere illusioni, cose che ci costringono ad essere altro da noi, ma nello stesso tempo ci dice di mantenere il contatto con qualcosa di molto profondo, con la parte, il senso profondo della vita. Ed è bello il modo in cui ce lo dice, perché non è ovvio, non è un piccolo Buddha che viene e dice amiamo la vita. No, è un personaggio incazzato, è un personaggio pieno di black, dark, che dice bello il dark perché senza l'oscurità non può esistere la luce. E quindi che cosa, cioè, per me è la completezza. Lola è veramente la completezza, non è la luce, non è l'oscurità, ma è un incontro di armonia e di sintonia di energie, luce e oscurità. Sono una donna che ha sempre amato fare l'imprenditrice, poi a un certo punto della mia vita ho sentito proprio l'esigenza netta, forte dentro di me di lanciarmi in una nuova sfida, che è appunto quella di creare una società di produzione per poter trasmettere tramite la produzione di un film, poi in particolare di questo film, dei valori e dei messaggi positivi che secondo me in questo film ci sono, e quindi che non riguardano soltanto la giovane generazione, cioè la generazione giovanile, ma anche la società in todos, specialmente in un periodo come questo in cui abbiamo vissuto una solitudine e un'inquietudine interiore molto forte, ciascuno di noi a proprio modo. Quindi la volontà di produrre questo film nasce anche da questo. Nel film si parla di solitudine, nel film si parla di sofferenza interiore, anche di una sorta di bullismo e di integrazione. Quindi è come una voglia di riscatto, no? Un volersi riscattare e trasmettere attraverso la protagonista Lola, trasmettere questa volontà di andare fuori la maschera che lei indossa, ritrovarsi dentro e esprimere quello che è lei veramente. Lo fa con aggressività, lo fa con
ma ci riesce. E l'integrazione è perché lei riesce attraverso la sua terapia, quindi attraverso altre persone, a risolvere tutto questo, a risolvere il suo male interiore. Quindi dico questo perché appunto noi veniamo da un periodo di grande solitudine interiore, in cui ci siamo sentiti persi, proprio come Lola, e quindi ho voluto proprio far riflettere su questo tema, che Lola lo rispecchia in pieno, proprio per dare la possibilità a tutti noi di pensare che la vita non è soltanto ciò che pensiamo, o ciò che viviamo, o ciò che siamo. La vita va oltre, c'è un'anima dietro la nostra anima, dietro la nostra maschera. Ecco, io ho voluto porre l'attenzione tramite Lola e tramite Eleonora, la sua bravura che ha avuto nel dirigere Lola in un certo modo, proprio in questo. Non perdiamoci, ritroviamo noi stessi. Lola questo sta cercando di fare. Quindi è un messaggio che vorrei lanciare a tutti. Ritroviamoci, non pensiamo che la vita sia solo questo, la vita va oltre. Abbiamo un'anima, e è quella stessa anima che Lola vuol far riemergere, che tenta di far riemergere in ogni modo possibile, cercando di superare anche i suoi limiti. E poi l'amore. Io ho voluto concentrare, vorrei concentrare l'attenzione di questo film sull'amore, perché poi Lola alla fine è anche amore, è anche passione. Credo che sia un sentimento che stiamo perdendo, ma che vorrei che si riacquistasse. Quindi Lola, anche la sua stessa passione, odia e si innamora, odia e ama, no? Ecco, cerchiamo di lasciare indietro il più possibile l'odio e andiamo avanti verso l'amore, l'amore che guarisce, l'amore che ci entusiasma, l'amore che ci fa vivere. E Lola tutto questo lo ritrova. Quindi io sono molto fiera di aver prodotto questo film. Volevo dire anche questo, perché innanzitutto per una solidarietà femminile, avendo una regia e una protagonista tutta al femminile, non si poteva non produrlo. Ma a prescindere da questo, è una sceneggiatura che ho apprezzato subito, cioè una sorta di amore, cioè colpo di fulmine. Quindi dietro alla produzione di un film c'è sempre un lavoro enorme di discussioni, di riflessioni. Con questa sceneggiatura non ho esitato un attimo, ho detto sì, ok, è questo quello che cerco e che voglio far conoscere il più possibile. E poi aver conosciuto Eleonora, anche con lei è stato un talento, quindi mi è piaciuta anche l'idea di farla emergere, no? Data la giovane età, e quindi credo molto in lei, e quindi di conseguenza nella sua sceneggiatura. Mi è piaciuto anche, lo ribadisco, anche il fatto che il film, i dialoghi del film sono molto spesso senza parole, quindi si basano sugli sguardi, sulle emozioni, quindi sullo stato emotivo di Lola. Ecco, questa è un'altra cosa su cui porre l'attenzione. Cerchiamo di comunicare, di donarci, ecco. A volte basta solo una parola, basta solo uno sguardo, no? Di donarci il più possibile, e Lola cerca in tutti i modi di farlo. Quindi mi auguro che il film possa essere visto e apprezzato,
perché appunto credo che sia arrivato il momento di concentrare la nostra attenzione su questi temi: integrazione, solitudine, sofferenza umana, ma soprattutto amore. Ecco, questo è quello che mi auguro che il film possa far capire. E quindi non posso altro che essere orgogliosa di aver prodotto un film del genere, che sarà distribuito non solo in Italia, ma anche oltreoceano, in Europa, proprio perché ci credo molto, ci crediamo molto. E quindi, che dire, insomma, spero che vada che vada come deve andare, insomma. Vabbè ragazzi, chi sei? Yeah!